Salve a tutti e benvenuti in questa nuova videoguida sul blog e canale YouTube vincenzocaputo.com. Oggi andremo a vedere, come noterete dalla gigantografia, l'integrazione dei robot aspirapolveri e lavapavimenti della famosa marca Xiaomi alias Roborock. Potremmo innanzitutto iniziare partendo dal nostro blog. Faccio una premessa. Luigi Duchi aveva già creato come uno dei suoi primi articoli l'integrazione di questi robot in Home Assistant. Ovviamente da quando è nata l'integrazione sono cambiate diverse cose, tipo che prima era un'integrazione più che altro testuale, dove dovevamo inserire nel file configuration.yaml le varie stringhe. Oggi invece è passata a una configurazione, possiamo dire, visiva. Quindi è stata un po' modificata la guida per aggiornarci ai giorni nostri. Andiamo subito a vedere cosa abbiamo bisogno. Ovviamente lo Xiaomi Vacuum Cleaner installato e funzionante e configurato nell'app originale Xiaomi, Home Assistant installato e funzionante, è una versione moddata dell'app Xiaomi, la Mi Home Waves, rispetto a quello che aveva usato Luigi Duchi. È leggermente diversa, ma che si va oltre, paragonandosi molto all'app originale Xiaomi. Quindi la potete reperire da questo link che vi lascio nel blog ed eventualmente sotto alla descrizione del video. AX, che è il community store di Home Assistant, installato e ovviamente funzionante, è l'addon Samba e FTP. Ovviamente noi andremo a vedere anche l'integrazione di due card, molto indispensabili perché ci diranno i sensori legati al nostro robottino, e un'altra card che ci farà vedere, diciamo in tempo reale, la mappa dell'intero appartamento, come se la vedessimo sul nostro smartphone. Allora, per prima cosa installate ovviamente l'applicazione per smartphone Mi Home Waves, e una volta installata accedete con le vostre credenziali dell'app originale Xiaomi con quest'app moddata e selezionate la scheda dell'aspirapolvere. Come potete vedere nella figura, dovreste vedere la mappa del vostro appartamento, quindi non dovete far altro che cliccare sui tre puntini in alto a destra che vi catapulteranno in una nuova schermata, in quella delle settings, dal quale dovremmo selezionare impostazioni aggiuntive. Dalle impostazioni aggiuntive successivamente dovremmo cliccare impostazioni di rete e otterremo due parametri fondamentali che dovreste annotare, ovvero l'indirizzo IP del vostro robottino che è connesso alla vostra rete Wi-Fi e il token, che ovviamente magari potreste copiare, come ho fatto io in precedenza, su un file di testo. Ora non dovete far altro che aprire Home Assistant, dirigervi nel menu laterale sinistro e dalla scheda impostazioni selezionare la voce integrazioni. Successivamente cliccate su aggiungi integrazioni e cercate Xiaomi Mio. All'indirizzo IP inserirete l'indirizzo IP del vostro robottino e al token invece dovreste inserire il token che avrete recuperato dall'applicazione, eccolo qua, e premete invia. Ovviamente lui vi dirà che è stata creata l'integrazione. Qui dovrete decidere un'area, io nel mio caso un'area, quindi una stanza, nel mio caso metto ingresso, e successivamente vi consiglio di riavviare il sistema in modo tale che, se c'è qualche sensore da configurare, il robottino vi farà visualizzare i sensori in maniera corretta. A me dà un errore perché avevo già preconfigurato il custom component che andremo di seguito a parlare.
Una volta riavviato, ovviamente, innanzitutto il robottino avrà come entità vacuum. Nel mio caso Roborock, RockRobo Vacuum View 1. Però ovviamente a voi vi darà le varie versioni in base al modello che avete impostato. Io ora do una piccola modifica all'interno delle impostazioni per chiamare l'entità a mio piacimento. Ovviamente questo non l'ho scritto nella guida, ma lo potrete fare anche voi. Quindi vacuum aspira polvere, aggiorno e il nome. Successivamente, ora dovremmo, dopo aver fatto l'integrazione dello Xiaomi, dovremmo installare la vacuum card, ovvero dovremmo dirigerci in AUX e successivamente nel front-end e da qui dovremmo cercare la card vacuum. Se eventualmente la card non è disponibile, dovrete aggiungere la repository. La repository nel caso è questa qui. Quindi la copiate dal blog e la aggiungete. Un attimo, copia. Ok, tema, la repository nel mio caso era già aggiunta, quindi la devo riprendere, quindi esplora e aggiungi repository dal basso a destra. E successivamente clicchiamo su Vacuum Card. A questo punto installiamo la repository in AUX, la versione ultima è la 1.18.0. Attendiamo un attimo che termini il tutto. Ovviamente dopo aver installato la repository vi dirà di ricaricare il front-end. Quindi cerchiamo Vacuum. Eccola qua, e in questa maniera la card è installata. Successivamente ora dovremmo creare una card copiando semplicemente queste stringhe all'interno di Home Assistant. Quindi andiamo sulla dashboard di Home Assistant, riduco un attimo perché la telecamera oscura, ecco qua, modifichiamo la plancia e andiamo a mettere una card chiamata magari aspirapolvere. Salva. Qui è uscita in automatico perché l'avevo ricreata in precedenza, però la rimuoviamo, elimina, ok, e ne aggiungiamo un'altra. Vediamo un attimo se riusciamo, ok, rimuoviamo la modalità pannello. Anzi, rimuoviamo completamente la vista perché ogni tanto Home Assistant con il front end, ok, dà problemi. Sì, molto probabilmente perché avevo già creato la card due volte. Quindi cancelliamo anche questa volta la vista e aggiungiamo nuovamente
una card, chiamiamola aspirapolvere, e successivamente non dovremo far altro che scorrere verso cliccare su aggiungi scheda, scusatemi, e andare su manuale come tipo di card e incollare il testo che avevamo inserito. Come potete vedere, io avevo modificato l'entità chiamandola aspirapolvere e quindi ho inserito vacuum.aspirapolvere. È l'unica parte che dovrete modificare, in modo tale da avere le ore rimanenti, come vi dicevo, del filtro, le ore rimanenti della spazzola laterale, della spazzola principale, le ore dei sensori, la percentuale di carica della batteria, la velocità della ventola nell'aspirazione. Qui avete un po' di sensori tutti legati a questa card, quindi lui li prenderà tranquillamente dall'entità che andremo a specificare qui in Entity sotto Custom Vacuum Card. Salviamo il tutto e ora andremo a installare, ad aggiungere quest'ultima card, che è quest'ultimo custom component sempre su AX, che praticamente non farà altro che dare la mappa, diciamo, in tempo reale delle zone di pulizia. Quindi copiamo l'URL del custom component che vi ho messo nel blog e dirigiamoci su AX. Successivamente clicchiamo su integrazioni. In alto a destra cliccate su repository personalizzate e aggiungete l'URL e come categoria mettete integrazione. Ovviamente in questo caso, poiché l'avete già scritta qui sopra, Xiaomi Cloud Map Extractor, sicuramente mi darà, come potete vedere, un errore. Quindi significa che io l'avevo già inserita l'URL del custom component. Quindi successivamente digitiamo nella parte della barra di ricerca Xiaomi Cloud Map. Ecco qui. In questo caso non mi trova la scheda, perché sicuramente, essendo già installata, come in precedenza non dovrò far altro che installare nuovamente la repository in AX. Però questa è un'operazione che voi sinceramente non dovreste rieseguire. Quindi cerchiamo Xiaomi Map Cloud Map Extractor e clicchiamo su installare nel vostro caso, perché io, ripeto, l'avevo già installata in precedenza. Successivamente riavviate il sistema, quindi dirigetevi in impostazioni, gestione del server e riavviate il sistema. Eccoci di nuovo qui dopo il riavvio del sistema, ritornando sempre sul blog. Non dovremo altro che copiare queste tre parti di questa parte di codice all'interno del nostro configuration.yaml. Quindi riduciamo tutto e andiamo nella cartella config, chiudiamo questa, anzi questa la riduciamo perché successivamente ci servirà, e andiamo nel file configuration.yaml. eccolo qui. Come potete vedere, io avevo già aggiunto questa piattaforma, quindi significa che ho dato Xiaomi Cloud Map Extractor l'host, ovvero l'IP del mio robottino, il token che in precedenza avevo copiato dall'applicazione Mi Home Waves, e l'username e la password del
dell'applicazione Xiaomi. Ritorniamo di nuovo su Home Assistant. Del resto copiate tutto come è presente sul blog, quindi draw, attributes e calibration point. Riduciamo un attimo l'icona, quindi verifichiamo nuovamente la configurazione e riavviate il sistema. Attendiamo un attimo il riavvio. Nel frattempo ci spostiamo di nuovo nel blog, dove dovremo ricopiare questa parte di codice in una nuova card, che ovviamente io ho messo come manuale, però come potete vedere non è altro che una picture entity card. Quindi copiamo il tutto, Home Assistant si sta riavviando e riandiamo nella nostra scheda aspirapolvere. Il custom component, intanto che completa l'avvio, tenevo a precisare che il custom component, a quanto ho capito, chiama tutte le entità, diciamo, di questa telecamera che ha creato, tutte alla stessa maniera, quindi non c'è bisogno di modificare nulla in questa scheda. Quindi aggiungiamo una nuova scheda nella dashboard e in manuale andiamo a copiare questa entity card e clicchiamo su salva. Come potete vedere, a me ha dato in automatico la card della telecamera, diciamo, della mappa della telecamera di Home Assistant. Per ora è tutto, questa integrazione è finita con queste due card, che secondo me sono molto ma molto utili. Spero che sia stato chiaro, anche se avete visto magari che durante la configurazione ho dovuto reinstallare le card in maniera leggermente diversa da come lo indicate sul blog, ma per una semplice cosa, per il fatto che avevo già preinstallato prima di fare la guida. Però spero che non ci siano problemi neanche per voi. Ovviamente rimaniamo a disposizione, rimango anzi a disposizione sia io che a Luigi che Vincenzo sul blog per qualsiasi chiarimento, sul canale Telegram, su YouTube a rispondere alle vostre domande, e vi invito, se vi è piaciuta questa guida, a lasciare un like e a iscrivervi sul nostro canale per non rimanere mai all'oscuro, diciamo, dei nuovi aggiornamenti che troverete. Vi ricordo che potrete anche trovarci su Google News all'indirizzo presente sul blog o in fondo all'articolo o in fondo al video. Un saluto a tutti da Antonio Longo.